Margherita Corradino, una bella Liguria batte la Sicilia in prima partita, è arrivato il successo contro il Trentino Alto Adige, peccato solo per la sconfitta contro l'Umbria, ma ci siamo, una squadra che piace. Sì, una buona squadra, la prima è stata una vittoria non così difficile ma sempre importante, volevamo anche la vittoria contro l'Umbria, però non abbiamo giocato proprio come sapevamo e era una partita importante, però anche oggi con la vittoria di oggi possiamo andare ai quarti di finale col Veneto e vedere quindi poter raggiungere così la semifinale e poi le finali. Veneto che ha vinto il suo girone, quindi avversario ostico da affrontare, ma voi sicuramente avete carte importanti. Sì, abbiamo con la sconfitta dell'Umbria cambiato un po' strada, preso una un po' più complicata per arrivare per battere poi il Veneto. Noi vogliamo vincere, siamo pronte per giocare una partita intensa, di sicuro non sarà facile come partita. La tua storia, la tua passione per il basket, quando è iniziata? Fin da piccola mia mamma era una giocatrice, pure mio zio, quindi fin da piccola ho avuto questa passione per il basket, ho iniziato nella società in cui lavorava mio zio e continuo ancora, sempre giocato fino adesso. Poi dopo varie selezioni, con la selezione Ligure sono arrivata qui adesso a fare il trofeo e continuerò comunque a giocare. Il tuo obiettivo a lungo termine? Dopo il trofeo in pratica? Continuare sempre a migliorare, crescere non solo come persona, come giocatrice di basket, fino ad arrivare ad alti livelli sia nazionali che con la mia squadra. Un tuo idolo? Seguendo il basket, Kobe Bryant, ma non seguo molto il basket in televisione, però Kobe Bryant penso sia un idolo di molte persone. Bocca al lupo. Greffi, grazie.